Quando parliamo di Maker Faire parliamo sicuramente di stampanti 3D, parliamo sicuramente di droni, parliamo sicuramente di Arduino, che è un'istituzione per tutti i maker, ma parliamo in particolare anche di robot, che sono una delle figure più popolari quando girate per i padiglioni della Maker Faire. Da qualche anno per la Maker Faire Roma di robot se ne occupa uno dei massimi esperti mondiali che abbiamo la fortuna di avere in Italia, che è il professor Siciliano. Ciao professore. Ben trovato. Ben trovato alla Maker Faire. Ben ritrovato finalmente. Sì, ben ritrovato. Infatti. Com'è andata questi anni? Non vi ho seguito da lontano. Ha dato un'impronta molto forte sulla robotica in questi anni. Sì, assolutamente. La scelta vincente del 2017 è stata quella di avvicinare la creatività dei makers, degli hobbisti, con l'altrettanta genialità di chi fa ricerca in Italia. Noi abbiamo un'eccellenza in Italia nel settore della robotica e quindi diciamo, l'idea è stata quella di portare, di avvicinare il mondo dei makers ai gruppi di ricerca dei centri italiani. E infatti in questa edizione ci saranno, credo, io di nuovo ho curato tutta la parte espositiva, 70 laboratori e da venerdì a domenica ci saranno 10 dirette streaming con 10 laboratori selezionati in Italia che diciamo, forniranno un panorama di quella che è la ricerca. Peccato diciamo l'assenza fisica, nel senso non poterli toccare, vedere, come si faceva di solito. Esattamente. No, c'erano però anche i bambini che facevano le foto con i robot. E come no. Era strategica la scelta di collocare gli stand di ricerca vicino agli stand dei makers nel padiglione 10 della Fiera di Roma. Quest'anno. Beh, lo rifaremo però. Assolutamente. Sì. Senti, che prima di collegarci tu oggi ci hai portato due o tre ospiti internazionali di grandissimo livello che saranno quelli che si chiamano i keynote speech. Ma esatto. Che cosa c'è di nuovo nel mondo della robotica quest'anno? È stato un anno, dal punto di vista della robotica, con la pandemia, che cosa abbiamo imparato? Allora, abbiamo imparato una ridefinizione dell'ambiente ostile. Cioè, per ambiente ostile, tradizionalmente, la robotica si intendevano, per esempio, i terreni contaminati nuclearmente, il disinnesco degli ordigni, oppure i lavori pericolosi. In realtà la pandemia ci ha dimostrato che non solo gli ambienti di lavoro possono essere ostili, ma anche gli ambienti sociali. Pensiamo appunto al contagio del virus, quindi le case, gli ospedali, le scuole possono essere ambienti potenzialmente ostili. Si sono visti i robot in corsia in qualche caso? Si sono visti i robot in corsia. Io ricordo l'articolo che tu scrivesti in maniera provocatoria su Repubblica ad aprile. Dove stanno i robot? Dove sono i robot? Perché eravamo tutti chiusi in casa e dicevamo, ma questi famosi robot assolutamente. Dove stanno? Noi come Istituto Italiano sulla Robotica e Macchine Intelligenti abbiamo inviato un contributo alla rivista Science Robotics, una delle maggiori riviste, proprio per la risposta italiana al Covid. Sono stati a Varese, sono stati a Pisa. E poi, diciamo, che quindi svolgono quella parte del lavoro un po' dove c'è il rischio contagio, dove chiaramente i virus del robot sono un virus diverso dal virus umano. Quindi. E non è solo un problema di telepresenza, cioè di rendere per esempio accessibili le camere dei pazienti ricoverati per Covid oppure la sanificazione. In realtà, grazie alla robotica è possibile anche estendere il concetto di smart working che tutti quanti noi stiamo vivendo anche da un punto di vista fisico. Perché poi alla fine la robotica c'ha la parte di azione, la parte in moto, no? Rispetto alla percezione e alla cognizione che caratterizzano l'intelligenza artificiale. Io non so se è pronto il collegamento, è pronto? No, è pronto, però allora, visto che è pronto, lasciatemelo lì 30 secondi. Un'altra domanda, visto che hai citato un mio articolo, me ne cito un altro di qualche giorno fa. Sì. Quest'anno era molto atteso un rapporto che doveva fare l'MIT sul futuro del lavoro. Sì. E si erano messi lì per dire, ma davvero i robot ci rubano il lavoro? Sì. La risposta è stata molto netta, non sono i robot che ci rubano il lavoro. Immagino che tu l'abbia letto, sì, lo vuoi raccontare? Sì, l'ho letto. No, non il mio articolo, dico il rapporto. Sì, ho letto sia il tuo articolo sia il rapporto, insomma. Cioè, questo fatto della disoccupazione tecnologica è uno dei grossi luoghi comuni. Qualche mese fa sul Guardian dicevano appunto che Amazon aveva assunto, e utilizzo questo termine provocatorio, 500.000 robot, però di fronte ai 500.000 robot si erano creati 800.000 nuove posizioni di lavoro. Quindi in realtà è una riconversione del lavoro. E tra l'altro noi dobbiamo pensare in termini positivi sulla tecnologia, anche se magari il termine positivo ora può avere un'accezione diversa in questa crisi pandemica. Nel senso che il robot si può sostituire all'uomo in lavori pericolosi,
ma in realtà la vera scommessa è diventare un assistente dell'uomo a tutti gli effetti. Quindi il problema è far diventare il robot un nostro assistente e non diventare noi assistenti del robot. Esatto, chiaramente lì dipende dal livello di formazione. Esatto, ci sono dei dilemmi morali, no? Delle questioni etiche, giuridiche, sociologiche che bisogna ovviamente affrontare.